Buongiorno, sono Paolo Scafi, sono un magistrato ordinario, sono in servizio alla Procura della Repubblica di Torino con funzione di sostituto procuratore. Dal 2008 sono stato assegnato al gruppo Tutela Fasce Deboli, un gruppo di magistrati del Pubblico Ministero che si occupano, tra l'altro, di casi di maltrattamento e abusi in danno di minori. I miei interventi sono dedicati all'intervento di polizia nei casi di maltrattamento e abuso a danno di minori. Per una definizione del maltrattamento e dell'abuso al danno di minori dobbiamo fare riferimento principalmente a quanto viene indicato nel rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla violenza e salute del mondo del 2002, che riprende una definizione della consulta sulla prevenzione dell'abuso sui bambini del 1999, ove per abuso dell'infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di maltrattamento fisico e emozionale. Abuso sessuale, trascuratezza, negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere. Le forze di polizia, nella loro attività istituzionale, per proprio il tipo di lavoro a cui sono destinate, si imbattono frequentemente in casi di maltrattamento o abuso sessuale nei confronti di minori. Questo lo fanno sia quando vengono esplicitamente chiamati anche in via di sede di soccorso pubblico come servizio di volante o in sede di indagine delegata da magistratura per casi di abuso e maltrattamento nei confronti di minori, sia in occasione della loro attività ordinaria, quando eventualmente interessati per altri motivi, si imbattono in situazioni di maltrattamento o di abuso di minori. Si tratta spesso di situazioni dove l'occasione va colta al volo, approfittando di un'opportunità di acquisire una determinata notizia e di mettere al sicuro quelle fonti di prova indispensabili per l'intervento dell'autorità giudiziaria. L'operatore di polizia deve essere preparato quindi, anche in sede di qualunque intervento, a percepire quali sono gli elementi quell'indicatore di maltrattamento e quindi a valutare quelle situazioni che richiedono un intervento suo diretto o dell'autorità giudiziaria successivamente. È molto importante che l'operatore sia sensibilizzato su questo punto, in quanto ci sono delle situazioni dove l'intervento deve essere immediato o anche delle situazioni in cui la notizia può essere appresa solo in quel momento. Un intervento a caldo, il minore che in quel momento è disposto a parlare, è l'occasione che va colta, che non si può rinviare, perché un ritardo potrebbe compromettere definitivamente la possibilità di intervento a favore del minore. Nell'organizzare il compito affidatomi all'università, che ringrazio per la fiducia, ho cercato di privilegiare quegli aspetti pratici che ritengo direttamente rilevanti per l'attività di polizia. Nella illustrazione delle varie fattispecie di reato e delle norme processuali, ho tenuto conto dell'opportunità che l'intervento di polizia nei casi di maltrattamento ed abuso di minori venga effettuato tenendo conto delle esigenze del processo. L'operatore deve sapere, deve conoscere quali sono le fattispecie di reato a cui ricondurre le condizioni di abuso e maltrattamento nelle quali si trova chiamato a intervenire, perché deve essere in grado di valorizzare quegli elementi di prova che poi consentiranno al giudice di intervenire in maniera efficace. Faccio per tutti un esempio. Quando l'operatore si trova in caso di, come vedremo in maniera più esauriente successivamente, quando l'operatore si trova in presenza di abuso sessuale, di atti sessuali con minore, egli deve sapere che in un futuro, nell'ambito del processo, bisognerà accertare se in quel caso vi è stata un'induzione, quindi una violenza sessuale a danno di minore, o se il comportamento dell'adulto può essere ricondotto semplicemente al meno grave reato di atti sessuali con minore, reato che in alcuni casi è peraltro procedibile a querela. Allo stesso modo, se l'operatore conosce quali sono le indicazioni giurisprudenziali in campo di pedopornografia, sa quando si trova di fronte a soggetti che hanno compiuto i reati in questa materia, quali sono gli elementi che deve accertare, quali sono gli aspetti che deve approfondire. La mia esposizione sarà organizzata intorno a cinque nuclei di argomenti: la tutela dei minori in genere, i maltrattamenti e gli altri reati di violenza fisica in danno di minori, la violenza sessuale e gli atti sessuali con minori, gli interventi cautelari, penali e non, e gli atti di indagine che deve fare la polizia giudiziaria, le altre fattispecie di reato contro i minori, la pedopornografia, cenni alla prostituzione minorile e l'illustrazione di qualche caso pratico che consentirà di comprendere qual è lo spirito
con il quale devono essere fatti questo tipo di indagini.